siamo arrivati a Affi. Come sentite dal traffico, siete veramente a 30 metri dalla casella autostradale. Adesso ve li inquadro così. Una piccola difficoltà. Esatto, quando uscite tenete la destra, perché altrimenti vi tocca tagliare tutta quanta, diciamo, la strada post casello, e non è propriamente sicuro da fare. Esatto. Perché è veramente a 30 metri dall'uscita dell'autostrada. C'è il telepass anche a destra, però è indicato a sinistra, quelle proprio dedicate telepass, e dovete tagliare praticamente autouscita del casello in 10 metri. Esatto. E qui, ragazzi, ci sono 16 stalli, è quello più grande in Italia. Sì. Per adesso, chiaramente. Una V2 classico, normale. Direi che dal numero di Tesla che ci sono qui è stata sicuramente azzeccata questa posizione, perché essendo fuori dal casello ed essendo vicino al Garda, adesso ci spostiamo, è sicuramente una delle zone o dei supercharger preferiti dai tedeschi, che vedo parcheggiati qui intorno. Sì, per andare a fare un giro appunto qui nelle nostre zone, anzi in queste zone. Qui vicino abbiamo McDonald's, di sicuro a portata di cammino, chiamiamolo sì, così. Sì. E volendo, passando la strada, abbiamo anche una zona commerciale che però per motivi di tempo non riusciamo a farvi vedere, ma comunque c'è qualcosina, ma insomma non, niente da segnalare, un Roadster mi pare. Volendo potete anche farvi lavare la macchina. Sì, c'è un piccolo supermercato, un centrino commerciale. Sì, insomma c'è qualcosina da fare. Bottega di vini. Diciamo che sicuramente questo supercharger potrebbe portarvi dei problemi se vi fermate in estate, visto il grande afflusso di oggi, che siamo in infrasettimana. Sì, oggi è venerdì. Ok, quindi mattina. Sì, non è una giornata, non è ferragosto, ma è bello frequentato, quindi mi raccomando, quando se lo programmate, non programmatelo magari d'estate nelle giornate di punta, perché ho paura che questo posto diventi super super affollato. Che altro dire di questo posto? Comodo per l'autostrada. Qualcosa a fare c'è, ci sono anche i cestini con la raccolta differenziata, c'è un po' di tutto. Sono altre due colonnine. Bravo. Altre due colonnine che potete utilizzare in caso non siete Tesla, ma comunque siete comunque una macchina elettrica, o nel disperato caso in cui tutti gli stalli del supercharger siano occupati e avete una 50 kW, se non mi ricordo male, sì. Proprio giusto qua a 2 metri dagli stalli, e poi una Type 2 più lenta giusto accanto. Ecco, un'altra cosa, oltre alle classiche tettoie che non ci sono mai nei supercharger, manca un posto forse per chi trasporta un rimorchio. Sì. Perché il parcheggio non credo si presti molto bene a fare tante manovre. Già entrare nello stallo è un po'... Entrare nello stallo è difficoltoso, come vedete siamo messi dritti e la strada per fare manovra... La strada è stretta, cioè sì. Eccoci qua. Comunque sì. Girarci intorno a questi stalli con un carrello lungo, non è proprio la sua. Magari comunque qua l'area è grande, un posto dove mollarlo forse lo trovate, non qui. Bene ragazzi, noi adesso ripartiamo e ci vediamo a Trento. Ciao. Ciao.